Il 24 ottobre del 1975 un gruppo di donne riuscì a paralizzare un intero paese. Le scuole restarono chiuse e gli uomini furono costretti a portare i figli al lavoro. I supermercati finirono le scatole di cibi precotti. I telefoni smisero di squillare perché tutti i centralini erano chiusi. Un gruppo di femministe islandesi, che scelse il nome di Red Stockings, calze rosse, aveva organizzato un grande sciopero delle donne. Cosa sarebbe successo se per un giorno le donne avessero smesso di lavorare? Cioè non solo di andare in ufficio o in fabbrica, ma anche di svolgere il lavoro domestico, badare ai figli, stirare le camicie per i propri mariti. Nel giorno libero delle donne, questo il nome che poi prese l'iniziativa, partecipò, pensate, il 90% delle donne islandesi. A Reykjavik arrivarono 25.000 persone in un paese che contava all'epoca 220.000 abitanti. Le donne scesero in piazza ballando, cantando, divertendosi. Quelle che non volevano manifestare andavano a trovare le loro amiche o a fare delle passeggiate nella natura. Fu un giorno memorabile e l'inizio di una nuova era per l'Islanda. Nel giro di 5 anni fu la prima nazione al mondo a eleggere una donna come Presidente della Repubblica. L'occupazione femminile salì del 30% e oggi l'Islanda è considerato il paese che ha raggiunto il più alto livello di parità di genere al mondo. Quello per cui quelle donne lottarono quel giorno non era genericamente il riconoscimento del loro ruolo all'interno della società, ma era una cosa un po' più sottile. Chiedevano di essere libere di fare qualcosa di diverso, che non fosse andare al lavoro, per essere tra l'altro pagate il 75% in meno degli uomini, oppure di occuparsi della casa. Volevano prendersi un giorno libero, fingere per un giorno di non essere donne con un ruolo preconfezionato, ma semplicemente persone, persone che hanno bisogno di fare delle pause, che hanno bisogno di dedicarsi a se stesse o di coltivare i propri interessi. C'è una frase molto famosa che dice che il femminismo è la nozione radicale che le donne sono persone. Ecco, per me questo è un punto fondamentale, non ruoli, ma persone. Sono sempre stata molto affascinata da questa storia dello sciopero delle donne, perché erano e sono ancora le donne a mandare avanti la società. E come hanno dimostrato le islandesi, se per un giorno si rifiutano di lavorare e di svolgere soprattutto il lavoro di cura, il mondo si ferma. Oggi le donne lavorano molto di più di quanto non facessero negli anni 70 e se già prima avevano poco tempo da dedicare a loro stesse, oggi ne hanno ancora meno. Le italiane, ad esempio, hanno pochissimo tempo libero. Solo il 24% riesce a occuparsi di attività ricreative o sportive per più di una volta a settimana. Non che agli uomini vada tanto meglio, perché sono solo il 28%. Però se mettiamo questo dato a confronto con il lavoro di cura, cioè il tempo speso nelle attività domestiche, si apre un mondo. L'81% delle donne italiane svolge ogni giorno le faccende domestiche, contro il 20% degli uomini. Questo è dovuto al fatto che si dà per scontato che sia la donna a doversene occupare. E se ci sono dati e numeri su quanto ammonta questo lavoro domestico, non ci sono statistiche su quanto sia il lavoro emotivo. E che cos'è il lavoro emotivo? È, ad esempio, occuparsi del benessere psicologico di tutti i membri della famiglia. Se è un problema, vai dalla mamma. Ma anche essere sempre sorridenti, disponibili, accoglienti nella società, nei posti di lavoro. Il rapporto tra caregiver, cioè chi dà la cura, e caretaker, chi la riceve, non è un rapporto bilanciato. Tutti abbiamo bisogno di cura.
uomini, donne, bambine, bambini, anziane, anziani, persone con disabilità. Forse non ne abbiamo bisogno oggi in questo momento, ma ne abbiamo avuto bisogno in passato e ne avremo bisogno prima o poi in futuro. Possiamo dire quindi che la cura è qualcosa di universale, ma in pochi, o per meglio dire solo alcuni, curano gli altri. Durante la pandemia il tempo della cura si è confuso ancora di più con il tempo del lavoro. Da sempre siamo abituati a pensare che il lavoro e la vita privata corrano su due binari paralleli, ma che devono restare ben separati. La pandemia invece ha messo un po' in crisi questa nostra convinzione. Pensate che alcune ricerche hanno confermato che gli uomini si sono resi conto della fatica che facevano le loro mogli e le loro compagne quando si sono trovati in una situazione straordinaria che per appunto le donne invece è la situazione ordinaria. Per le donne infatti questa separazione netta tra pubblico e privato non c'è mai stata. Oltre al lavoro di cura vero e proprio, la pandemia ha messo in luce un'altra importante verità. È importante prendersi cura degli altri, non solo dal punto di vista sanitario, ma tutti in questi mesi, anzi in questi anni ormai, abbiamo imparato a proteggere chi è più vulnerabile e a pensare al bene comune, alla cura collettiva. Mentre i sistemi sanitari di tutto il mondo venivano messi alla prova, abbiamo imparato una verità inconfutabile. La cura non deve essere un obiettivo, non deve essere un punto di arrivo, ma deve essere una premessa, deve essere un punto di partenza. Prendersi cura degli altri è bellissimo, ma deve essere una scelta e non un'imposizione. Non deve essere un lavoro, perché la nostra vita è già dominata dal lavoro. La cura dovrebbe essere qualcosa di gratuito agli antipodi del lavoro, ma finisce col diventarlo. La mia proposta quindi è quella di ripensare alla cura in maniera radicale, di provare a ribaltare la nostra prospettiva. Innanzitutto dobbiamo ridistribuire il lavoro di cura. La cura può essere condivisa, partendo proprio dall'idea che non è qualcosa di brutto o di svilente, anche se ci pensate, i lavori come quello dell'addetto alle pulizie o quello della badante sono tra i lavori più disprezzati, poco pagati e poco tutelati che ci siano. La cura dovrebbe essere qualcosa che invece si fa con amore, che si fa tutti insieme, volontariamente, e senza essere schiacciati dagli impegni o dal senso del dovere. Ma come possiamo farlo se siamo schiacciati dal lavoro? Se siamo concentrati solo ed esclusivamente sul lavoro, se il lavoro è il denominatore non soltanto delle nostre giornate, ma delle nostre intere vite, se è l'unico modo in cui determiniamo il nostro successo come individui. La domanda che si posero gli islandesi 46 anni fa non ha trovato ancora una risposta e la crisi della cura ci presenta nuove sfide sempre più complesse. La cura, dicevamo, va ridistribuita, non solo all'interno delle nostre famiglie, nella coppia tra marito e moglie, ma anche fuori dal nostro privato, nella società. Dobbiamo creare un sistema che metta la cura di tutti e non il profitto di pochi al centro. E possiamo fare la nostra parte partendo da noi stessi. Prendiamoci del tempo da trascorrere con chi amiamo. Imponiamoci di non rispondere a quella mail che arriva puntualmente alle 11 di sera. Prendiamoci delle pause. Impariamo a essere gentili con noi stessi e sforziamoci di applicare questa stessa gentilezza agli altri. È fondamentale ripensare alla cura come un rapporto, una relazione che si costruisce nel tempo e che presuppone la presenza dell'altro. La stessa parola cura viene dall'antico inglese caru, che significa preoccuparsi per qualcun altro. Forse non abbiamo come singoli il potere di risolvere la crisi sistemica della cura su larga scala,
ma abbiamo il potere di cambiare un po' le nostre vite e di ritrovare il tempo per prenderci cura, tutti insieme, di noi stessi e del mondo. Grazie.